Trentenne di Isernia denuncia percosse e violenza. La donna trovata all'alba, incosciente, nelle campagne alle spalle del quartiere San Leucio. Indagano i carabinieri. Travolto mentre era in sella la bici, bracciante di 27 anni muore sulla statale 16 a Campomarino. Intanto a Pescara individuato il pirata della strada che ha investito un cinquantenne di scapoli. 2 anni di governo Meloni, all'Aquila Fratelli d'Italia festeggia con il ministro della cultura Alessandro Giuli, a Campobasso prosegue la campagna dedicata al tesseramento. Pierluigi Biondi è il nuovo presidente dell'ANCI Abruzzo, il sindaco dell'Aquila ha battuto il collega Francesco Menna. Maculopatia è successo a Campobasso per lo screening promosso da Roche ed effettuato dall'equipe del professore dell'OMO. Come sviluppare le aree interne, l'argomento al centro dell'assemblea indetta da Federbim, 1 a 2 giorni dal mare alla montagna. Calcio Serie C, il Pescara espugna Ferrara, decide Capitan Brosco con un imperioso colpo di testa, Campobasso a Pineto, Braglia con l'aiuto dei tifosi, faremo una grande partita, la gara in diretta su Teleregione. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione in apertura. C'è la cronaca, andiamo ad Isernia, una trentenne, una donna di 30 anni ha denunciato di essere stata violentata e di aver subito percosse, indagano i carabinieri, ascoltiamo tutto dal servizio. Era adagiata priva di sensi nelle campagne alle spalle del quartiere San Leucio, a Isernia, a dare l'allarme un cittadino. I carabinieri hanno allertato il 118. Ah, da dove? Se per le scale, per terra, perché non mi hanno detto niente. Sia i carabinieri che la Digos che è venuta, niente, mi hanno chiesto solo se avevo sentito rumori. Io non ho sentito niente. Giunta al pronto soccorso del Veneziale, una donna di 30 anni ha riferito ai medici di essere stata percossa e violentata. È subito scattato il codice rosa, percorso di accesso in ospedale riservato alle donne che subiscono violenza. Una prima visita avrebbe escluso la violenza sessuale, ma sarà necessario l'esame strumentare per fare chiarezza sulla vicenda. La ragazza avrebbe trascorso la serata in un locale della città, in compagnia di amici, ma non ricorda nulla di quanto sarebbe accaduto durante la notte. Si è ritrovata incosciente, distesa su un terreno, con forti contusioni al viso e dolori alle parti intime. Sul caso indagano i carabinieri che, d'intesa con la Procura della Repubblica di Isernia, starebbero visionando le immagini delle telecamere presenti nel quartiere San Leucio per capire chi avrebbe portato la ragazza in quel luogo, mentre dalle analisi del sangue si capirà se alla ragazza, di buona famiglia e senza precedenti, sia stata offerta, magari con l'inganno, la droga dello stupro. Altro tragico incidente sulla statale 16 nei pressi di Campomarino. Ieri sera un 27enne straniero è stato travolto da un SUV mentre percorreva la strada in sella ad una bicicletta. Stefania Potente. È stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dopo l'autorizzazione della procura di Larino, la salma del giovane straniero di 27 anni, originario del Mali, deceduto ieri sera sulla statale 16. La procura di Larino ha disposto l'ispezione cadaverica per acquisire ulteriori elementi sull'impatto che non ha lasciato scampo al giovane, che, stando alle ricostruzioni, mentre era in bicicletta, è stato investito da un SUV guidato da un 74enne, originario della provincia di Foggia e residente a Termoli. Nel tragico impatto, avvenuto intorno alle 19.30, il 27enne che stava tornando a casa ha perso la vita sul colpo, come constatato dal personale sanitario del 118, allertato dal conducente del SUV e intervenuto con un'ambulanza assieme ai carabinieri di Termoli e ai vigili del fuoco. Durante i soccorsi e rilievi per ricostruire le cause e le responsabilità del sinistro, il traffico sulla statale 16 è stato bloccato e deviato all'altezza della provinciale 128. I carabinieri hanno sequestrato la bicicletta e l'automobile coinvolte nell'impatto, mentre la statale 16, considerata troppo buia per garantire una circolazione sicura, si conferma triste teatro di tragici incidenti. Ed è stato individuato il pirata della strada che giovedì sera ha investito una cinquantenne
di Scapoli, in provincia di Isernia, sul lungomare nord di Pescara, trascinandola per 20 metri. Si tratta di un 21enne rumeno residente a Montesilvano che poi aveva abbandonato l'utilitaria. L'auto è stata ritrovata dalla polizia municipale, che è riuscita a risalire e a individuare l'abitazione in cui risiede. Il ragazzo era andato a costituirsi proprio in quei momenti nella caserma dei carabinieri. La donna, rimasta gravemente ferita, è stata operata d'urgenza dall'equipe di neurochirurgia dell'ospedale Santo Spirito di Pescara ed è stata ricoverata nel reparto ed è ricoverata attualmente nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Ed ora la politica all'Aquila. 2 anni di governo Meloni, l'Italia torna a correre, e all'Aquila questa mattina c'era il ministro della cultura Alessandro Giuli, intervistato da Sabrina Giangrande. Sentite. 2 anni di governo Meloni, l'Italia torna a correre, questo lo slogan scelto per la convention dei big del centrodestra organizzata all'Hotel Canadian dell'Aquila. Una manifestazione che coinvolge tutti i partiti della maggioranza per raccontare le tante azioni messe in campo in questi primi 2 anni segnati da importanti riforme. Il governo Meloni continua a dimostrare grande attenzione alla nostra regione, partendo dall'appuntamento del G7 che vedrà Pescara e l'Abruzzo al centro del mondo. Così il deputato Guerino Testa, vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che ha presentato l'evento in contemporanea nazionale in tutte le regioni. L'esecutivo sta andando bene, naturalmente. Il merito è dell'esecutivo, visto che mi sono appena insediato. La cosa bella è che si cominci a spiegare, a celebrare, con una prospettiva ovviamente, i risultati di governo in Abruzzo e all'Aquila in particolare, che conosco, come sapete, come ex presidente del Maxi, e quindi vengo con una contentezza raddoppiata qui a parlarne. Il fatto che l'Aquila sia capitale della cultura e che Pescara sia in competizione per essere la successiva capitale dell'arte significa che l'Abruzzo sta vivendo un momento magico. Chi governa l'Abruzzo lo sta governando bene, chi governa l'Aquila e Pescara lo sta governando magnificamente, quindi c'è un grande dato positivo. Tra i protagonisti, oltre al ministro della cultura Alessandro Giuli, lo stato maggiore abruzzese del centrodestra Guerino Testa, il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Etel Sigismonti, il segretario regionale della Lega Luigi Deramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di Fratelli d'Italia, il senatore Guido Quintino Liris, capogruppo Commissione Bilancio, vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Il deputato e presidente della prima commissione affari costituzionali, segretario regionale di Forza Italia Nazario Pagano. Il deputato Alberto Bagnai della Lega, presidente della commissione bicamerale enti di previdenza. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Sono intervenuti anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio di Fratelli d'Italia. Da Campobasso questa mattina la festa del tesseramento per il partito della Premier Giorgia Meloni, un motivo anche per incontrare i cittadini e per verificare, toccare con mano il gradimento del partito. Alessandro Adamo. Fratelli d'Italia ha organizzato anche a Campobasso la festa del tesseramento 2024 incontrando i cittadini in piazza Vittorio Emanuele. Il primo partito di governo si confronta forte dei suoi risultati che parlano di calo della disoccupazione. È un momento di confronto, ma è un momento anche per saldare quelle che sono le attività che vengono fatte da parte dei rappresentanti istituzionali e da parte di coloro i quali credono nel nostro perimetro ideologico, nelle nostre linee programmatiche. Quindi un appuntamento assolutamente imperdibile. Nei partiti tradizionali, adesso non ne faccio una questione ideologica, ne faccio proprio come metodo, quello della mia generazione era quello nel quale i giovani si avvicinano alla politica e trovano i luoghi nei quali discutere. Questa palestra era assolutamente il punto di riferimento e poi teneva il contatto quotidiano. Non esistevano nemmeno i mezzi tecnologici che ci stanno oggi, quindi un po' è anche dovuto a, come lato positivo all'innovazione tecnologica, oggi riusciamo a raggiungere persone con maggiore facilità, ma proprio questa facilità è da una parte semplifica e dall'altra elimina il contatto diretto che è fondamentale. 800.000 nuovi occupati sono un dato inconfutabile, ma non bisogna far scendere l'attenzione sul problema dell'auto e i suoi riflessi diretti sullo stabilimento di Termoli. Quando ci rivolgiamo al mondo produttivo e soprattutto alle famiglie che vivono in questa incertezza, non ci può essere colpa
colore politico che ci separi. Il governo e soprattutto il ministro Urso ha detto che in qualsiasi modo Stellantis dovesse, speriamo al più presto, presentare il suo piano industriale, il governo farà la sua parte e ovviamente metterà in campo tutte le iniziative necessarie affinché si risolva il problema dell'automotive che, lo ripetiamo, è un asset strategico per il nostro paese. Ed il presidente della regione Molise, Francesco Roberti, prenderà parte dal pomeriggio di domani e fino a martedì 22 ottobre alla terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Domenica 20 al Teatro Piccinni, la cerimonia di apertura a cui prenderà parte il governatore, si svolgerà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lunedì 21 è prevista la presenza dei ministri Roberto Calderoli, Orazio Schillaci, Gilberto Pichetto Fratin e Andrea Abodi. Il Presidente Roberti sarà protagonista con due interventi, lunedì 21 ottobre alle ore 10 nel panel dal tema Azzeriamo le distanze, intelligenza artificiale tra opportunità e rischi, e alle 15 sarà invece relatore nel momento di confronto dal tema Visio Meeting 2, Green Cambiamenti Climatici. Piazza del Popolo a Roma questa mattina è stata invasa dai sindacati per rivendicare una sanità migliore, dunque ieri l'automotive, questa mattina la sanità, ed era presente anche Tecla Boccardo qui per chiedere servizi pubblici ed una sanità di qualità per il Molise. Ascoltiamo le sue dichiarazioni che arrivano proprio dalla capitale. Per una sanità migliore, per servizi pubblici di qualità a tutti i cittadini, soprattutto in una regione come il Molise, dove la sanità è al collasso. Siamo qui a manifestare per i salari, per i diritti, per i lavoratori, per l'occupazione. Serve una massiccia occupazione anche in Molise per garantire i servizi. Nell'Università del Molise oggi le nostre studentesse e i nostri studenti si formano in condizioni ottimali per numero di docenti e disponibilità di strutture e apparecchiature. Senza il numero chiuso questo rapporto sarebbe fatalmente destinato a incrinarsi, così all'ANSA il rettore dell'Università del Molise Luca Brunese sul possibile stop ai test per l'accesso a medicina. Si entrerà dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale tenendo in considerazione gli esami fatti, che saranno uniformi per tutti. Seguiremo con la massima attenzione l'iter normativo della proposta di riforma e la sua evoluzione legislativa, non per alzare muri con il Ministero, ma pronti alla massima collaborazione, continuando a perseguire nel nostro Ateneo i riconosciuti standard qualitativi nella formazione dei futuri medici. Come conferenza dei rettori ha ricordato ancora Brunese, abbiamo motivato i punti della riforma dell'accesso a medicina che sollevano più di qualche perplessità. Dicevamo della manifestazione di ieri sull'automotive a Roma, in Piazza del Popolo era presente una nostra troupe. Sentiamo tutto da Fabiana Abbazia. Soddisfatti i sindacati per la manifestazione in Piazza del Popolo a Roma, con il corteo che ha preso il via da Piazza Barberini. Circa in 20.000 metalmeccanici del paese scesi in strada per chiedere garanzie sul futuro dell'automotive in Italia, in migliaia anche dal Molise e dall'Abruzzo, con un mercato dell'elettrico sempre più in crisi e una forte concorrenza dei cinesi a sfumare. Nella ventesima regione non sembra essere solo il progetto della Gigafactory, ma la stessa possibilità di un futuro solido per un'azienda che conta all'incirca 2.000 dipendenti. A finire in crisi non sono solo gli operai, ma anche tutti coloro che operano nel settore dei servizi e della ristorazione connessi all'azienda, così come tutto il comparto dell'indotto, madri e padri di famiglia che non hanno perso l'occasione per esserci. Una crisi senza precedenti, qual è il vostro animo a ridosso di questa grande manifestazione? Allora, attualmente stiamo vivendo un periodo di totale incertezza crescente nel tempo, perché ce ne accorgiamo che giorno dopo giorno le cose peggiorano. I lavori che ci comandano diminuiscono sempre di più,
Vediamo, osserviamo che comunque alcuni reparti vengono settimana dopo settimana comunque chiuse e quindi davanti non vediamo un futuro roseo, ma soltanto incertezze. Il timore più grande per noi è quello che purtroppo stanno per finire gli ammortizzatori sociali e quindi per noi sarà, per noi Atlas e Albasan sarà un grosso problema, perché da qui a finire si partiranno con i licenziamenti e quindi siamo molteplici le famiglie che avranno difficoltà nel caso si inizierà con i licenziamenti. Paura anche per chi opera nel campo della distribuzione degli oli. Da voci che circolano, insomma, è stata fatta una nuova gara di appalto, però a quanto pare Fiat non chiede il service, quindi noi siamo un po' preoccupati per quanto riguarda il nostro futuro. Scettici, molti di loro lo erano già tempo fa su quella che sarebbe dovuta essere il cuore pulsante dell'elettrico italiano, progetto che poi si è arenato con i fondi del PNRR già stanziati e poi dirottati altrove per troppe incertezze sui tempi. Intanto subito dopo la manifestazione il ministro Urso ha fatto sapere di convocare a brevissimo Stellantis rispetto ai sindacati, le parole dell'esponente dell'esecutivo Meloni, mentre le preoccupazioni che dilagano in tutti gli stabilimenti, soprattutto quelli dove c'è lo stop alla produzione, sono forti e uniscono con un filo rosso il Molise all'Abruzzo. Se dovesse essere davvero una questione problematica su Stellantis, il Molise rischia davvero di saltare. Non avremo più necessità di avere i tanti amministratori che abbiamo e soprattutto perderemo tanti posti di lavoro. Quindi noi oggi siamo qui a manifestare, oggi nella tristezza della questione in sé c'è una bellissima manifestazione, una piazza piena di gente. In Abruzzo abbiamo, e Molise abbiamo iniziato a soffrire solo negli ultimi tempi, ma era solo una crisi annunciata. Abbiamo bisogno che sia il governo sia Stellantis, che è l'unico produttore che noi oggi abbiamo in Italia, si impegnino a diciamo ad invertire la sorta che abbiamo perso. Pierluigi Biondi è il nuovo presidente dell'ANCI Abruzzo, il sindaco dell'Aquila ha superato il primo cittadino di Vasto, Francesco Menna. Sono abituato a unire, io uomo di partito ma non di parte, ha detto ai nostri microfoni, lo ha intervistato per noi Valentina Ciarlante. Si è chiusa con l'ovazione del centrodestra e la polemica velenosa del PD, l'assemblea elettiva dell'ANCI Abruzzo, che ha incoronato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, presidente dell'Associazione dei Comuni. Uomo forte di Fratelli d'Italia, il primo cittadino del capoluogo abruzzese, ha ottenuto il 67% dei consensi nel congresso celebrato a Città Sant'Angelo e presieduto dal sindaco Matteo Perazzetti. Ha battuto Francesco Menna, primo cittadino di Vasto e presidente della provincia di Chieti, che ha ringraziato i colleghi spronandoli a lavorare insieme e che si è congratulato col vincitore. Il risultato finale è di 182 a 87 voti e Biondi, ringraziando il suo predecessore Gian Guido D'Alberto, ha sgombrato il campo da possibili divisioni. Sono uomo di partito ma non sono uomo di parte. So la sfida difficile che attende gli enti locali, so che per rappresentare i comuni abruzzesi e quelli italiani ci serve imparzialità di giudizio, ci serve studio e ci serve anche una certa dose di forza. Io sono sicuro che sapremo rappresentare tutto insieme il sistema delle autonomie locali. Il clima partita si era avvelenato sin dai giorni precedenti, con un PD e in testa il segretario regionale Daniele Marinelli, molto critico per la scelta di una personalità, ha detto, troppo caratterizzata politicamente. Si è consumata una pagina nera, le sue parole, Fratelli d'Italia ha voluto occupare l'ANCI e per la prima volta il centrodestra ha conquistato la guida dell'associazione. Parole d'elogio da parte dei big del partito di Giorgia Meloni, Sigismondi, Liris, Magnacca, tutti presenti all'assemblea. Il centrodestra ha giocato a risico con le istituzioni, grazie a Menna e ad Alberto, le parole di Leo Marongiu, segretario provinciale dei Dem di Chieti. Sull'argomento si è espresso l'onorevole Luciano D'Alfonso sulla elezione di Pierluigi Biondi a presidente dell'ANCI e dice D'Alfonso: un ANCI debole non serve a nessuno, l'ANCI non è
un ministero da occupare, un consiglio di amministrazione sul quale mettere la propria bandierina è una delle espressioni democratiche meglio riuscite, poiché eleva la voce dei territori fino alla sommità dello Stato. La scelta dei suoi vertici esige sempre condivisione, al pari dell'elezione del Presidente della Repubblica. Il centrodestra, conclude l'onorevole D'Alfonso, il centrodestra abruzzese si è reso protagonista di uno strappo istituzionale che non gli fa onore e che sembra assimilare l'Associazione dei Comuni a uno dei tanti posti di potere da conquistare. E ora parliamo di lavori di ristrutturazione non eseguiti a norma. Gli studenti dei Nino Morandi di Sulmona chiedono la riapertura della scuola, insieme a loro anche il sindaco di Piero, durante la manifestazione che si è svolta in piazza, manifestazione seguita per noi da Sonia Paglia. Sono passati 10 anni dalla chiusura dell'istituto dei Nino Morandi di Sulmona, avvenuta il 17 ottobre 2014 a seguito di lavori di ristrutturazione post-sisma che sarebbero stati eseguiti in modo non corretto. Oggi, esattamente a 10 anni di distanza, più di 70 studenti sono scesi in piazza per manifestare e chiedere la riapertura della loro scuola. Nonostante la conclusione dell'inchiesta giudiziaria, con una sentenza di prescrizione per i 7 imputati coinvolti, la struttura scolastica è ancora chiusa. A peggiorare la situazione non sono stati ancora avviati i lavori di ristrutturazione, né è stata indetta la gara di appalto a causa di anomalie nel progetto. A guidare la protesta è stato il comitato presieduto dall'ex docente Franco D'Amico. Gli studenti, che attualmente sono costretti a seguire le lezioni in una sede alternativa che presenta numerose problematiche, hanno espresso il loro malcontento con forza. Alla manifestazione hanno partecipato anche i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero. Nonostante il maltempo, in tanti questa mattina a Campobasso hanno aderito allo screening promosso da Roche ed effettuato dall'equipe del professor Dell'Omo per intercettare le maculopatie, patologie della vista invalidanti, ma che se diagnosticate in maniera precoce possono essere trattate con risultati molto significativi. Il servizio è di Rita Iacobucci. Il tuo punto di vista conta, non lasciare che le maculopatie ti fermino. Il punto di vista è importante soprattutto se ci riferiamo proprio dal punto di vista fisico alla vista. È particolarmente importante se davanti al nostro punto di vista, per esempio, vediamo una macchia scura, rivolgerci a un oculista. A Campobasso fa tappa la campagna promossa dalla Roche, che qui in Molise ha avuto il patrocinio di tante istituzioni, tra le altre la regione, il comune di Campobasso, che sta ospitando proprio l'iniziativa di screening gratuito, l'Università degli Studi del Molise, il Lions Club. Siamo molto soddisfatti, nonostante il tempo oggi non sia proprio favorevole per una passeggiata, però sia la conferenza stampa che poi, grazie alla divulgazione per il passavoce che c'è stato, grazie anche proprio a voi che avete divulgato la notizia, oggi praticamente siamo a 2 ore dall'inizio dello screening e siamo già a circa 60 pazienti visitati. È uno screening che abbiamo fatto per una questione di familiarità. Mia madre e dei suoi anche fratelli e sorelle hanno sofferto e soffrono di questa patologia, per cui per noi era doveroso fare uno screening per capire appunto eventuali incidenze della malattia. Per fortuna è andato tutto bene. Tra i campobassani che hanno aderito allo screening anche il presidente del Consiglio di Palazzo San Giorgio Giovanni Varra, che ha rimarcato quanto sia cruciale la sinergia fra istituzioni. Ma è il minimo che potevamo fare. Quando chi organizza queste iniziative sicuramente ci troverà sempre al loro fianco. Uno screening in questo caso, è la parafrasi del presidente dell'Ordine dei Medici di Campobasso Pino De Gregorio, salva la vista. Sì, assolutamente, devo essere sincero, sono estremamente contento di questa ulteriore iniziativa, perché gli screening salvano la vita in molti casi. In questo caso non salvano la vita, ma salvano la vista, che è uno degli organi fondamentali di senso. Quindi benvengano tutte le iniziative che propongono naturalmente la prevenzione rispetto alla terapia, mi sembra evidente.
Dalle 9 alle 13 e poi anche nel pomeriggio le visite gratuite a cura dell'equipe del Cardarelli coordinata dal prof dell'Unimol Roberto Dell'Omo hanno riscosso successo. Sicuramente gli stadi avanzati delle patologie sia della degenerazione maculare correlata all'età che della retinopatia diabetica si trovano per fortuna in una ristretta percentuale di pazienti. Tuttavia sappiamo che nel mondo, nei paesi industrializzati, e l'Italia fa parte di questi, circa una persona su 8 con più di 60 anni è affetta da degenerazione maculare correlata all'età. E abbiamo circa 5 milioni di pazienti in Italia che sono affetti da diabete. Se il diabete dura da molti anni è molto probabile individuare almeno qualche segnale di retinopatia diabetica. Fino adesso, per fortuna, abbiamo individuato solo pochi pazienti che necessitano di ulteriori approfondimenti a causa di una patologia che abbiamo riscontrato a livello maculare. E dopo 15 anni torna l'Assemblea Nazionale di Federbim in provincia di Teramo, al centro la crescita e lo sviluppo delle aree interne per una 2 giorni dal mare alla montagna. Sentiamo tutto da Chiara Bonatti. La Federbim dopo 15 anni torna in provincia di Teramo per i 2 giorni della sua assemblea nazionale. Ieri a Montorrio al Vomano e questa mattina a Giulianova, al centro la crescita, gli investimenti e il territorio dei consorzi BIM per la montagna. Un momento di riflessione per affrontare temi cruciali per lo sviluppo sostenibile e il rilancio socio-economico delle aree interne, puntando soprattutto sul concetto di sussidiarietà. Ma è un grande onore ricevere l'assemblea Federbim qui nel territorio teramano dopo 15 anni, per me e per tutto il territorio è una cosa positiva, è una cosa positiva anche questo convegno che abbiamo creato ad hoc per dare una svolta anche a quelle che sono le potenzialità del consorzio e far sì che il consorzio possa essere sussidiario, possa essere collegiale rispetto agli altri enti del territorio e ovviamente lo scopo principale è quello di tutelare e dare un benessere sociale alla nostra montagna. Dopo tanti anni la Federbim nazionale torna a Teramo, possiamo dire che i consorzi, è importante che ancora facciano rete soprattutto per le aree interne. Sì, è chiaro, noi torniamo volentieri in questo territorio. Dopo 15 anni dall'ultimo evento ringraziamo il presidente Di Nicola che tanto si è dato da fare perché la Federbim possa ritornare nel territorio dell'Appennino. Noi conosciamo l'Appennino proprio perché abbiamo una rappresentanza dell'Appennino stesso, ho detto, attraverso il BIM di Teramo. Ed è chiaro che questa presenza ha un significato di vicinanza, ma soprattutto anche da un segnale che i problemi devono essere risolti a livello nazionale, cioè i BIM devono pensare che devono ragionare nella stessa maniera, quindi elementi di confronto, opportunità di confronto fra i BIM sui territori è naturalmente un elemento in più, no? Che avvantaggia la situazione. Ed ora andiamo a Montesilvano, dove oltre 2000 cani erano presenti per l'esposizione cinofila più attesa dell'anno. Per noi c'era Valentina Ciarlante. 2.195 cani per 370 razze, 5.000 visitatori attesi per l'intera kermesse tra accompagnatori, giudici e appassionati. È l'esposizione canina internazionale più attesa dell'anno, Abruzzo Winner 2024. Al Pala di Martin di Montesilvano, l'unica data abruzzese di un evento dedicato al mondo degli amici a quattro zampe, che negli anni ha registrato un aumento costante delle presenze. Energia, carica, simpatia durante le esposizioni, le sfilate, le gare e le premiazioni, sapientemente illustrate dall'esperto del mondo cinofilo Alfonso Montefusco. Sono 3 gruppi cinofili, Chieti, Teramo e Pescara. Si trattano di manifestazioni ufficiali, ministeriali, che vengono svolte attraverso l'egida dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.
Qui ci sono la possibilità di vedere davvero dei grandi soggetti che fanno parte della produzione dell'allevamento italiano. Sono tutti soggetti iscritti al registro genealogico italiano, quindi il libro genealogico ministeriale, e ci sono delle caratteristiche che ogni razza ha attraverso il suo standard, e una giuria di esperti conclamati e quindi con certificati decidono quale tra questi soggetti è il migliore in assoluto. La manifestazione è stata patrocinata e sostenuta dal Comune di Montesilvano con in testa il sindaco Ottavio De Martini, sei consiglieri Adriano Tocco e Giuseppe Manganiello, un tripudio di amore nel grande pala congressi con cani arrivati da ogni parte d'Italia e del mondo. Rappresentanza del Bovaro del Bernese. Cosa significa per lei avere accanto Vasco? Beh, sono dei giganti buoni loro, per me è il miglior Bovaro che esista. È come una figlia per me, a casa noi, per noi è una figlia. Io gli do, mangio io e mangia lei, loro allo stesso orario facciamo. Io faccio il pranzo, lei fa il pranzo, io faccio la cena, lei fa la cena. È una quotidianità bellissima, lei condivide con me tutti gli aspetti della vita. Felice di questa scelta. Riescono a dare tanto amore. Sì, tanto. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sull'Abruzzo e sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per domenica 20 ottobre in Abruzzo, infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, venti moderati, mare da molto mosso a mosso, diamo uno sguardo alle temperature, L'Aquila 16 la minima, 18 la massima, Pescara 15-19, Chieti 12-19, Teramo 12-18 gradi, in Molise la circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi, venti moderati, mare da molto mosso a mosso. Diamo uno sguardo alle temperature, Campobasso 12 la minima, 16 la massima, Isernia 11-18, Termoli 14-18, Venafro 12-18 gradi. Bene, tutto con questa edizione, ora linea alla regia, consigli per gli acquisti, restate con noi, tra pochissimo c'è un'ampia pagina sportiva con il Pescara che vince e consolida la vetta della classifica ed il Campobasso che si prepara alla trasferta di Pineto, gara che trasmetteremo in diretta lunedì sera a partire dalle 20:30. A tra poco. Lo sport lo apriamo con il calcio di Serie C e con il Pescara che espugna il campo di Ferrara grazie ad una inzuccata del capitano Brosco. Bianco-azzurri al settimo successo nelle prime 9 giornate di campionato. Vincenzo Ciccone. Quarto successo consecutivo, quinta affermazione in successione lontano all'Adriatico Cornacchia. Settimo esploa nelle prime 9 gare senza sconfitte, cui vanno aggiunti 2 pareggi per ben 23 punti complessivi. Pescara di Baldini continua a far parlare di sé e si isola nuovamente al vertice della classifica nel girone B di Serie C, imponendosi a Ferrara in casa della Spalla. Al settimo abruzzesi già pericolosi con questo destro di Pellacani, bloccato in 2 tempi da Melgrati. La risposta estensa in questo tiro a giro di destro di Rao all'ottavo. Replica l'abruzzese al 12° con Ben Di Vegna, che non ha grande fortuna. Ancora Rao, stavolta innescato da Carlson, si fa vedere per i padroni di casa al 19°, con questo sinistro preda di Plizzari. Al 21° la risposta pescarese con una conclusione alla distanza di Ben Di Vegna. Al 23° Tungio, ex di giornata, prova ad impensierire l'estremo difensore Spallino. Poi nel recupero è Ben Di Vegna sul calcio piazzato a non trovare lo specchio, per quella che è l'ultima occasione della prima frazione. Nella ripresa Baldini con 3 cambi dà ulteriore vitalità ai suoi. Uno dei subentrati è Merola, che serve un assist d'oro per Cangiano al 46°, con palla però alta. Al 60° Merola si mette in proprio accentrandosi e provandoci, ma senza fortuna, di sinistro. Ancora Merola al 66° si traveste da rifinitore per Meazzi, che di testa sfiora il bersaglio grosso. Ma al 75° sugli sviluppi di un corner, il capitano degli abruzzesi Brosco sigla di testa la sua seconda rete in campionato, per la gioia dei supporter pescaresi. Al 78° Merola, su invito di Pierozzi, manca il possibile raddoppio ospite. All'81° la Spal prova a rispondere, col subentrato Dorazio, ma Plizzari c'è,
così come nel recupero su questa botta al limite di Zammarini. È del Pescara però l'ultima occasione con questo sinistro di Vergani al 94esimo. Il resto è festa con i tifosi per la capolista, che in attesa di recuperare il 21 novembre il match con il Milan futuro, domenica sarà ospite al Porta Elisa di Lucca della Lucchese. Pineto Campobasso lunedì sera a partire dalle 20.30 in diretta su Teleregione. Intanto questa mattina il tecnico di Rosso Blu Piero Braia ha incontrato la stampa e ha detto: siamo una buona squadra, vogliamo continuare a dimostrarlo, sappiamo che ci sarà tanta gente che merita un'ottima prestazione. La conferenza stampa è stata seguita per noi da Franco De Santis, sentite. 11 punti in 5 partite e la voglia matta di continuare a fare risultato. Il Campobasso si proietta al posticipo di lunedì sera con l'atteggiamento di chi sa che può proseguire la striscia positiva, ma solo se riesce a mantenere alta la concentrazione e il livello delle prestazioni. Come di consueto, Piero Braglia, che è diventato nonno per la terza volta, ha presentato la partita in conferenza stampa, sottolineando che in provincia di Teramo il popolo rossoblù si farà sentire. Sappiamo che viene parecchia gente da qua, da Campobasso, come sempre, perciò ci dobbiamo preparare bene perché ci aspetta una partita difficile. Ha cambiato modulo rispetto a prima, si è messo subito 4-3 e l'hanno fatto anche bene, tra le altre cose. Hanno preso, come hai detto giustamente te, hanno preso un punto anche meritato a Pesaro. Non ci aspetta una partita facile, perciò se non la interpretiamo bene poi facciamo fatica e possiamo anche buscare, perciò sarà meglio prepararsi bene e iniziare a capire che la pacchia l'abbiamo già passata e che dobbiamo ripedalare, perché ogni gara, tanto lo diciamo sempre, ma la verità, presenta sempre delle difficoltà. Tutti siamo in grado di battere tutti, ma questo vale anche per noi. Perciò prepariamoci bene. Il tecnico parla anche degli obiettivi e dell'attenzione che bisognerà mantenere al massimo del livello. Io so che Campobasso è una buona squadra, lo sta dimostrando, secondo me lo era anche prima. Stiamo cercando di capire qual è la nostra dimensione e ce lo dicano solo le partite da qui fino alla fine del giro d'andata. Se saremo bravi possiamo sperare di entrare a fare playoff. Se invece torniamo indietro, come fanno a volte anche, perché ci sono delle situazioni che vanno al di là, bisogna correre e fare altre cose. Dobbiamo essere pronti a mettersi sempre in gioco, domenica dopo domenica, lo stiamo facendo. Stiamo cercando, nei limiti del possibile, di dare un'impronta anche alla squadra, di dare un po' di continuità. Poi bisogna vedere sempre, perché sono sempre le partite che ti dicono dove poi vai a parare. Restiamo a parlare del Campobasso perché ieri sera a Petrella Tifernina è stato inaugurato il club rossoblù intitolato a Michele Scorrano. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Petrella, Alessandro Amoroso, intervistato da Francesco Presutti. Sindaco, inaugurazione di questo club intitolato a Michele Scorrano. Una bella serata con alcuni ragazzi della squadra, col direttore generale Mario Colalillo, insomma c'è fermento anche in questi piccoli comuni dell'Interland di Campobasso. Sì, fortunatamente sì, e devo dire che per me è particolarmente un fermento che ha un sapore diverso, perché più forte di quello degli altri probabilmente, perché già nel 1983 fu inaugurato uno dei primi club rosso-blu a Petrella Tifernina intitolato proprio a Michele Scorrano. In questa sede ci sono tanti ricordi, tante belle foto. Sì, tante belle foto di un momento storico per tutta la regione, per Campobasso e quindi anche per i comuni limitrofi come Petrella Tifernina. Come dicevamo, sindaco, importante sia per questa società, questa nuova società che sta facendo molto bene in pochi anni, ma anche per questi paesi, è anche un modo per tenerli meno isolati. Certo, lo sport lega senza differenza di lingue e quant'altro,
e lo sport è vita anche dal punto di vista economico, insomma fa ruotare l'economia, fa muovere la regione intera, e quindi i piccoli comuni sono avvantaggiati sicuramente da questa nuova esperienza del campo basso calcio. Lo si è visto nell'ultimo periodo, che il movimento c'è, si comincia a vedere qualcosa di nuovo e di positivo. Ecco, per chiudere, Sindaco, stiamo rivivendo un po' quello che accadeva all'epoca della Serie B, no? Quindi attorno a questa squadra c'era un po' tutto il Molise. Sì, proprio questo. In particolare Petrella, dicevo, ha avuto anche dei personaggi come Romano Amoroso, che è stato il primo presidente del primo club Campobasso Calcio. Romano Amoroso, che ha partecipato come dirigente nel Campobasso Calcio fino a poco tempo fa, dall'epoca della Serie B fino a poco tempo fa, una nota ditta di Petrella Tifernina sponsorizza il Campobasso Calcio, quindi Petrella è una realtà vicina a Campobasso Calcio da sempre e spero che possa continuare ad essere vicina. Andiamo nel torneo di Serie D. Isernia Termoli e Chieti Teramo sono i due derby ad occupare la scena sul fronte territoriale nella settima giornata. Sentite. La prima di tre giornate nell'arco di 8 giorni, complice il turno infrasettimanale di mercoledì. La Serie D è pronta a vivere un periodo intenso ed anche le rappresentanti territoriali, nel novero del girone F, si proiettano su di una fase molto carica. Questa settima giornata porterà con sé ben due derby. A Lancellotta si ritrovano Isernia e Termoli. Ambedue le contendenti sono alle prese con qualche acciacco. I Pentri hanno ancora negli occhi il notevole 2-2 dell'Angelini di Chieti. I bassomolisani hanno due stop consecutivi da farsi perdonare. Per la contesa, designata una terna tutta calabrese, con Valerio Navarino di Taurianova arbitro ed assistenti Regini, Paolo Romeo ed Angelo Celestino. L'altro derby è quello dell'Angelini di Chieti, laddove i padroni di casa capoclassifica, al secondo impegno interno consecutivo, ricevono la visita di un Teramo in piena salute, come testimoniato dagli ultimi risultati, e a due sole lunghezze dai propri avversari. Su questo fronte il direttore di gara sarà il campano Tierno di Sala Consilina, con assistenti Faentini, Fecheta e Gherardini. Altro team quarto della classe è l'Aquila, che a Riano va a far visita ad un Roma City nella metà destra della classifica. L'11 di Pagliari, dopo il pari di Ascoli, vuole continuità. Gamba curta di Enna è il direttore di gara, con assistenti Ozieri e Riccobene. Infine il Notaresco, team in fondo alla graduatoria con 3 punti, che torna in casa per ospitare una Fermana che ha 2 sole lunghezze in più rispetto ai teramani, anche se deve fare i conti con una penalizzazione di 2 punti. Il modenese Borghi sarà l'arbitro del match, con assistenti il bolognese Lanfredi Sofia e l'imolese Toschi. Ed ora la pallacanestro di Serie 1 femminile per la Magnolia Molisana Campobasso, trasferta Battipaglia. Vediamo le ultime dal servizio. Quarto turno di campionato con trasferta a Battipaglia per la Molisana Magnolia Campobasso. Dopo il successo di domenica scorsa contro l'Alpo, i fiori d'acciaio vogliono mantenersi al vertice della graduatoria a punteggio pieno, seppur nella consapevolezza di dover fare conti con un'avversaria come quella cilentana in cerca di punti per via di un cammino ancora privo di referti rosa. Sarà una gara particolare in merito all'incrocio di ex, capitano Stefania Trimboli tra le campobassane, Francesca Baldassarre e Giovanna Elena Smorto tra le campane, ma anche un match in cui le rossoblù, reduci della bella prestazione di mercoledì a Girona, cui è mancato solo il conforto del referto rosa, vorranno proseguire su di un avvio di stagione di tutta sostanza. In particolare, rispetto alla prova offerta in Spagna, l'italo-statunitense Sara Scalia e la polacca Alessandra Ziembowska sono chiamate a fornire tutt'altro genere di prestazione, confermando quanto invece avevano fatto nello scorso match di campionato. Da parte sua, coach Mimo Sabatelli è pronto nuovamente a puntare forte sulla difesa ed in particolare sul disinnescare i principali riferimenti offensivi delle campane, ossia Cupido e Drake. Con palla a 2 domani sera alle ore 18, a dirigere il match saranno il pisano Marzulli ed i partenopei Di Martino e Fiore. Chiudiamo parlando di futsal, del campionato di Serie 2 Elite del Circolo La Nebbia Cus Molise. Ascoltiamo le dichiarazioni di Federico Palmegiani, una new entry con le idee molto chiare nonostante la giovanissima età. Francesco Presutti. Iniziare bene alla prima era importante. Era importantissimo, sappiamo che era fondamentale sia per il nostro obiettivo principale, che era la salvezza, sia perché abbiamo adesso una settimana di riposo e poi andremo a giocare a Giovinazzo, che è un campo difficile. Vincere ci serviva per il morale, anche diciamo
cominciare un po' in difficoltà perché i primi 10 minuti non abbiamo approcciato benissimo. Poi però abbiamo dimostrato di essere gruppo, di avere qualità e di saperla ribaltare e poi vincere. Quindi per me questa è la risposta più importante. Sì, infatti siete stati bravi a non mollare all'inizio nonostante il gol subito, poi addirittura con una vittoria larghissima. La qualità più importante di questo gruppo secondo me è la forza mentale, perché andare sotto in casa dopo 10 minuti, comunque siamo ragazzi che magari l'anno scorso non giocavamo neanche tanto insieme, invece siamo rimasti in partita, abbiamo giocato bene, e abbiamo fatto il nostro e devo fare solo i complimenti alla squadra. Il pubblico si è anche divertito, insomma l'anno scorso è stata una stagione così così. Spero si sia divertito, sicuramente sarà così, ma è il nostro compito anche questo, far divertire la gente. Ci siamo riusciti e di questo ne sono abbastanza sicuro e speriamo di poter dare continuità a questo divertimento e di conseguenza ai risultati. Ho visto che sul 5-1 con un uomo in più non avete un po' rallentato, come mai? Erano, secondo me, sicuramente ci sono anche degli errori da parte nostra dell'approccio al 4-3, ma era un momento dove sapevamo che loro avrebbero rimesso il portiere in movimento, quindi l'abbiamo utilizzato anche magari per respirare un po' perché ci voleva energia per il finale di partita. È un qualcosa su cui magari dobbiamo lavorare un pochino, ma sono dettagli che fanno la differenza ma che si possono lavorare. Dopo il riposo si va in Puglia, a Giovinazzo. Partita forse una delle più difficili del campionato, uno dei campi più ostici e secondo me sarà una grandissima partita. Loro sono una squadra forte, ma secondo me ne sono convinto che lo siamo anche noi. È tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.